Thank you.
lotta in famiglia, ma oggi l'ha assunta il più piccolo, quindi al secondo posto Gianfranco Catalano, vince Giuseppe Catalano, quindi stavolta il nipote si impone sullo zio, eccoli qua, complimenti, complimenti. Quindi Pietro che il papà fa le reti di Gianfranco, perché Gianfranco oggi non l'ha digerita sicura questo. Complimenti ragazzi, prototipi slalom P1, secondo posto Bartolo Lucchese, di piazza, piazza 600, medaglia di piazza, decimo assoluto. Poi facciamo una premiazione, una foto unica con tutto l'assoluto. Prego, accomodi da quella parte, grazie. Nono assoluto, Burgio Tommaso Massimo. Ottavo assoluto, Catalano Gianfranco. Ah, poi fanno la foto. Burgio Tommaso Massimo c'è? Eccolo, eccolo, sta arrivando, ci raggiunge. Quindi Gianfranco Catalano. Sta chiamando. Andiamo avanti intanto con il settimo assoluto, Catalano Giuseppe, il nipote, quindi presumo che stiano arrivando insieme. Sesto, Ferraro Antonio. Al quinto posto assoluto, Angelo Cucchiara. Quarto posto assoluto, Prestiani Rosario. E adesso iniziamo con il podio assoluto dell'ottavo slalom, Altoponte Re Bottone 2024. Al terzo posto assoluto, presidente della Trapani Corse, Nicolò Incammisa. Grande presidente. Al secondo posto assoluto, un gran ritorno, tra poco comincerà a prendersi gusto, Andrea Raiti. Bentornato tra noi Andrea e complimenti per questo secondo assoluto, altro fiere della Trapani Corse. E vince, dimmi. Ok, Catalano Giuseppe Gianfranco, ottavo e settimo. E adesso il vincitore dell'ottavo slalom automobilistico Altoponte Re Bottone 2024, Giuseppe Gianetta della Ro Racing, a bordo della Gloria B5 Suzuki, miglior tempo in gara 2, 162 e 94. Complimenti Giuseppe. Ecco il nostro podio assoluto, un altro applauso, tutto meritato. Benissimo, complimenti. E andiamo avanti con la nostra premiazione. Io mi chiedo dove trofeo in